Ciao Simo. Ciao Marco. E ciao ragazzi. Eccoci qua. Allora, siamo alla buca 2 di Rapallo, per chi non lo conoscesse, par 5, una buca abbastanza delicata. Abbiamo fatto un piccolo gancio con il drive e siamo dietro una pianta. Da qui ci è venuto in mente un bel video per voi. Allora, abbiamo 4 opzioni, no? Bene sì, per uscire. Ben quattro opzioni. La prima non ve la facciamo neanche vedere, perché è tirare una palla qua, un colpettino a correre, un chip e ributtare la palla. A uscire per andare in ferro. Simone, che è un ragazzo fantasioso, ci farà vedere le altre 3 opzioni. Vi farà vedere come si fa a fare le altre 3 opzioni, più o meno delicate, e fini e difficili. Allora, la prima, cominciamo, passiamo a destra dell'albero, prendo un ferro aperto, un 9, così posso permettermi di chiuderlo e fare un bel gancione verso sinistra. Ottimo, ottimo. Allora, punto molto a destra dell'albero, perché l'unica cosa che non voglio fare è colpirlo. Ok. Metto il stance un pochino chiuso, quindi con le linee verso col piede destro e quindi la spalla destra un pochino più indietro. No. A questo punto posso anche accendare la faccia del bastone chiuso per assicurarmi la palla che gira a sinistra. E a questo punto vado. Facce vede un bel gancetto. Faccio un bel gancetto. Yeah. Non si sarà vista, ma questa è tanta roba, ragazzi. Questa è tanta roba, non te la faccio rifare perché. No. Non ci penso vai, neanche. Vai. La seconda option number two. La seconda opzione, come potete notare, da questo punto. Vi faccio un rapido zoom. Abbiamo il lato sinistro, un po' più complicato. Questo è la bosco e lui vuol passare là, proprio là in alto a destra. Là esattamente in alto a destra, dove c'è il cielo grigio che sta anche piovendo nel frattempo. Vediamo. Con allora, cosa Simo stavolta? A questo punto prendo un bastone molto più chiuso, perché aprendolo mi aiuta e mi facilita la possibilità di far girare la palla verso destra. Stavolta è slice, parliamo di slice, no? Ok. Allora, comunque metterò la palla abbastanza in centro ai piedi, perché non posso farla alzare troppo, cioè devo farla partire bassa che poi si alza. Per le cose facili non ci piacciono. Assolutamente. Faccia del bastone a sto punto un pochino aperta e io guardo, miro quel buco lì e gli do più forte che posso, nella speranza. Ecco, questo ci piace, il più forte che posso ci piace sempre. Niente. Vai, ecco, tolgo il sonoro così gli alberi non si sentono. In realtà hai sfiorato un ramo, ma hai fatto un gol perfetto. Non la vedo uscire di là, però non era male. Perché non so se è girato. Ma ci sarebbe una terza option. L'ultima, la quarta. La quarta option, la giusto, quarta giusto. Option. Quarta option. Quarta option, posizioniamo la palla sempre nel solito punto. Posso dirti che penso di aver capito e ho paura? Allora, io ti dico solo stai attento ai denti. Perché? Me lo facete 2 o 3 volte. L'opzione è in mezzo, esattamente in mezzo. A queste 2 piante qua. Mi capirai se mi allontano un filo, no? Tranquillo. Okay. Zoom, semmai. Zoom un po', magari. Allora, ragazzi, don't try this at home, eh? Provate e non credete. C'è passato. Sono passato veramente, signori. Niente, 4 colpi che ci girano tutta la vita. Incredibile. Bene, da Simone, da Marco, dalla buca 2 di Rapallo, e un saluto, e da Swing Studio. Ciao ragazzi, a presto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.